L'unità operativa di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ha aderito a questa giornata nazionale di prevenzione dei tumori del cavo orale. Siamo collegati con la dottoressa Micaela Donza. Buongiorno, benvenuta. Allora, parliamo di tumori del cavo orale. Quali sono le strutture del cavo orale che vengono interessate? Come è formato questo cavo orale? Sì, buongiorno a tutti. E innanzitutto grazie a voi per il tempo e per l'attenzione che ci dedicate. Allora, voglio subito precisare che il 21 aprile, qui al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, si terrà una giornata di prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. Questa giornata è stata organizzata dall'Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani. Devo dire che il direttore responsabile di questa unità operativa, nella persona del dottor Giovanni Rodio, è sempre molto attento e disponibile a queste iniziative, per cui ecco, ha aderito prontamente a questa giornata di prevenzione. Veniamo al dunque. Per quanto riguarda questa giornata, come lei prima ha anticipato, si farà una giornata di prevenzione dei tumori del cavo orale, per cui la zona anatomica interessata è rappresentata dalle labbra, dalla lingua, dal palato, palato duro, palato molle, dalle guance, dalle arcate gengivali. Queste sono le strutture essenzialmente di riferimento, strutture che poi possono essere anche facilmente esplorabili, basta semplicemente una visita, quindi non ci vuole nemmeno una strumentazione particolare. Quali sono i segnali d'allarme, per appunto l'emergenza di questo tipo di tumori? Sì, sono delle lesioni che possono inizialmente apparire come piccole afte, cioè piccole macchiette bianche, oppure delle piccole scavazioni, delle piccole macchiette rosse, fino a lesioni poi importanti che possono essere invece esofitiche, oppure scavate o peggio ancora ulcerate. E qual è l'incidenza di questi tumori? Purtroppo l'incidenza è abbastanza alta. Si parla dai 4 ai 12 nuovi casi per 100.000 abitanti. Ecco perché è importante questa giornata di prevenzione. Quali sono i fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza di questi tumori? Importantissimo è lo stile di vita. I fattori di rischio più importanti sono il fumo, l'alcol, le cattive abitudini alimentari, tra cui un'alimentazione particolarmente priva di frutta e di verdura, infezioni virali quali possono essere il papilloma virus, oppure patologie autoimmunitarie come per esempio il lichen planus, oppure le cosiddette lesioni pemfigoidi. Quindi per Ancora prevenire, sì. ci sono ancora dei fattori di rischio che sono poi locali, tipo dei traumatismi, dei microtraumatismi locali, tipo per denti smossi oppure per dentiere che non aderiscono bene all'arcata gengivale. Sono piccole cose che però possono procurare grandi problemi. Quindi per prevenire, oltre allo stile di vita, una visita può davvero essere un'occasione, insomma, per salvarsi in tempo. Certo, una semplice visita, una visita specialistica che richiede un'attenta e completa esplorazione della cavità orale. Poi è chiaro, se la lesione merita attenzione, poi si faranno le indagini che il caso richiede. Quindi il 21 aprile ci sarà questa, si effettueranno queste visite. Come si svolgeranno? C'è bisogno di una prenotazione? Sì, allora il 21 aprile presso l'ambulatorio otorinolaringoiatria del settimo piano del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania si terranno queste visite dalle 8 alle 18, completamente gratuite e non c'è bisogno di alcuna prenotazione. Per cui chi vuole presentarsi
viene nell'ambulatorio semplicemente munito di Green Pass, non c'è bisogno di alcuna prenotazione e saremo a disposizione tutto il personale sanitario, infermieristico e tutti quanti. Diciamo che c'è ancora poca conoscenza di questo tipo di tumore, che però lei diceva comunque ha una sua diffusione. Purtroppo sì, molte volte solo perché non danno grandi segni immediatamente vengono un po' trascurati ed è questo un messaggio che vorrei lanciare, nel senso di non trascurare nessuna lesione, seppur piccola o non dolente, peggio, a livello della cavità orale. In pratica una diagnosi precoce di questo tipo di neoformazioni è molto semplice. Ripeto, basta solo un'attenta esplorazione. Una volta identificata una lesione critica, molte volte può essere risolta con una chirurgia mini invasiva, consentendo appunto una chirurgia conservativa, evitando invece interventi che possono essere demolitivi, per cui condizionano negativamente diciamo, la qualità della vita, nonché in alcuni casi avere anche rapidamente un esito infausto. Quindi qual è lo slogan di questa giornata? Siamo qui a disposizione dell'utenza proprio per prevenire laddove possibile e ne abbiamo anche il dovere di prevenire complicanze importanti. Insomma, prevenire è meglio che curare, come si dice sempre, ormai è diventato Assolutamente nell'uso sì, in questo comune, caso, anche però perché ecco, non resta. sottoponiamo i pazienti a nessun tipo di indagine invasiva, semplicemente una visita specialistica, però possiamo evitarci tanti gravi e grossi problemi. Bene, grazie, grazie dottoressa Donza. L'appuntamento Grazie appunto a voi è per per l'attenzione domani. ancora, grazie. Arrivederci.